Ci siamo chiesti, cosa c'è di bello da raccontare, da mostrare della nostra città? Palazzi storici, paesaggi unici, fiumi leggendari, castelli, chiese, piazze, teatri. Tutto molto bello e suggestivo, sì. Ma cos'è che appartiene in modo particolare al nostro grande quartiere, fatto di arrivi e di partenze, di etnie diverse e di lingue e mestieri? È il quartiere in cui si trova la nostra scuola ed è così che abbiamo pensato al treno. Il treno è arrivato una mattina col fumo nero della notte prima. La sirena e il richiamo ha attirato tutto il paese giù si è buttato. Raga, perché la nostra scuola ha scelto, per il progetto ha detto un monumento, ha scelto il prezzo Rogliano-Cosenza? Perché il prezzo Cosenza-Rogliano è uno dei prezzi più antichi di Cosenza. Infatti nel 24 ottobre del 1916 è stato inaugurato. Ci siamo appassionati ad un viaggio sul treno, nella sua storia lunga 100 anni. Un treno che passa lascia dei segni, non solo nel paesaggio che attraversa segnato dal ferro dei binari, passaggi a livello, piccole stazioni, fili elettrici, il suono del suo passare, ma lascia anche un messaggio che è molto più di tutto questo. È un invito alla scoperta, all'avventura, alla condivisione. Raga, ma questa cos'è? È una piattaforma girevole. E a cosa serviva? Serviva ai treni per permettere di cambiare direzione. E come funzionava? Allora, arrivava la locomotiva e con due ferri si girava a mano. A piedi, partendo dalla nostra scuola, siamo arrivati alla vecchia stazione di Cosenza. Da lì abbiamo preso la littorina. Che bella emozione e che bella giornata! Guarda, il rubinetto del treno a vapore. Infatti guarda la data, 1910. Scusi, capostazione, ci mostra come funziona. Abbiamo adottato il tratto di strada ferrata più antico di Calabria. Abbiamo adottato un monumento in movimento, perché è così che vorremmo la nostra terra, attaccata alla sua storia e in movimento verso il suo futuro. Come una rosa, come una spina, come una fortuna, come una rovina. Quello che avevo ora se n'è andato, quello che viene non è trovato. Se la vita mi viene...